campionato italiano terza prova, 1-8, categoria F1, siamo insieme ai quattro finalisti diretti di questa categoria, abbiamo il quarto tempo assoluto, è Ursino Alessio Romano. Allora Alessio, raccontaci un po' il tuo modello, il tuo sponsor e come hai vissuto le prove di oggi. Allora, buonasera a tutti, innanzitutto. No, mi dice accendetelo. Ok, un attimo, proviamo. Buonasera a tutti. Ah, ok, buonasera a tutti innanzitutto. Per me è un ottimo risultato. Siamo qui dal giovedì appunto a sistemare il modello e abbiamo avuto un po' di problemi con tutta la squadra, sistemare i problemi che ci sono stati. E finalmente siamo arrivati a un risultato decente dopo aver risolto appunto i vari problemi che ci sono stati. Ringrazio tutti, diciamo, i miei sponsor, la Capricorn, The Contact, che appunto ho usato additivo Mark Reinhardt, e la Max Power come motorizzazione. Ok, grazie Alessio, arriviamo al terzo tempo assoluto da Venezia, Samuele Simone, già un pilota esperto di interviste. Allora, caro Simone, raccontaci un po' com'è andata su questa pista di Cassino, siamo guariti, il braccio funziona bene, vedo, quindi raccontaci un po'. Buonasera a tutti, allora io sono qui dal mercoledì mattina. Oggi è stata una giornata abbastanza impegnativa, infatti la prima batteria, ho avuto dei problemi con la batteria e per questo non sono potuto partire. Per fortuna la seconda è andata un po' meglio, anche se ho avuto dei problemi con i consumi e ho perso 7 secondi, potendomi giocare alla pole position. Comunque dai, sono riuscito a fare il terzo tempo. Ringrazio Matrix, che fornisce delle ottime gomme, Roga e anche Max Power. Io corro con un prototipo fatto da mio padre, Solaroli e Corsair. Va bene, ottimo, bravo Simone. E arriviamo al secondo tempo, da Treviso, è il senatore Cristiano. Allora Cristiano, anche tu raccontaci un po' come hai vissuto le prove di oggi, la presentazione del tuo modello e più se hai sponsor da poter ringraziare. Sì. Buonasera a tutti, le prove di oggi sono state ottime, ho fatto una buona prima qualifica, seconda ho avuto un contatto e poi è venuto a piovere. Utilizzo una Shepherd Venus motorizzata a Nova Rossi, Comata Matrix, miscela MLC, additivo Futura, e ringrazio mio fratello Matteo di FQSS e la Piranha RC. Ok, arriviamo al top qualify della giornata che lo premiamo con la solita targa offerta dal Porsche, lo ripeto, della pista, non ci sono ringraziamenti per tutto il lavoro che fa Gianluca Decina. Quindi Costa Francesco, pilota locale proprio di Cassino, quindi raccontaci un po' Francesco, vedo che corri con la Capricorn, quindi motore Red, giusto? No, perdono, Pico. Ah, Pico, ok, raccontaci un po' com'è andata oggi. Buonasera a tutti, allora oggi è andata abbastanza bene, voleva andare meglio, però ci accontentiamo, comunque abbiamo fatto un ottimo risultato. E corro con Capricorn come motore Pico, poi ringrazio Lori che mi aiuta per materiali e anche per il settaggio della macchina, e poi ringrazio Pico e ringrazio Nicola Marrone per le gomme, poi anche Rello Pere per la miscela MLG. E come meditatore usiamo il vacuum della Pintarro che va molto bene e poi li abbiamo finiti. Va bene, ottimo, grazie a tutti voi e in bocca al lupo per la finale di domani, ok?